One Podcast. Il doodle di Radio Capital. Oggi 8 marzo ricorre l'anniversario della nascita di un'istituzione che ha cambiato il mondo: la borsa di Wall Street. È tutta questione di soldi, ragazzo. Il resto è conversazione. New York, 8 marzo 1817. In una stanza di un palazzo al numero 40 di Wall Street comincia la prima seduta ufficiale di quello che diventerà negli anni il centro della finanza mondiale. I broker ammessi sono ancora pochi e possono negoziare i titoli solo fra di loro. Per ottenere un posto bisogna pagare una quota di $25, ma soprattutto è necessario essere raccomandati da un socio. Anche l'abbigliamento ha delle regole molto precise. Per entrare si deve indossare il cappello a cilindro e il cappotto. Il nome ufficiale della nuova borsa valori è New York Stock Exchange, ma ben presto tutti la identificheranno con la via che la ospita, Wall Street. Oggi la borsa di New York è la più grande al mondo per volume di scambi e la seconda per numero di società quotate, che sono circa 2800. È soprannominata Big Board per l'enorme influenza che ha sull'andamento dell'economia mondiale. Il simbolo della borsa di Wall Street è la statua del toro che carica, famosa in tutto il mondo. È opera dell'artista italo-americano Arturo Di Modica, che la realizza a sue spese come omaggio agli Stati Uniti dopo la crisi finanziaria del 1987. Il denaro c'è ma non si vede. Qualcuno vince, qualcuno perde. Senza chiedere nessuna autorizzazione, Di Modica piazza nottetempo l'enorme scultura di oltre 3 tonnellate proprio di fronte al Palazzo della Borsa il 15 dicembre 1989. Il giorno dopo l'opera viene rimossa dalle autorità e trasportata in un magazzino. Ma grazie alla pressione dei cittadini e all'interessamento del sindaco di New York, la statua viene riportata nella sua posizione originaria. Arturo Di Modica ha scelto il toro come simbolo della borsa di New York perché nel linguaggio azionario indica il rialzo dei titoli, mentre l'orso ha il significato opposto. Ma nel corso degli anni il toro che carica è diventato anche il simbolo dell'aggressività del capitalismo e proprio per questo è stato più volte oggetto di atti vandalici. Il denaro di per sé non si fa né si perde, semplicemente si trasferisce da un'intuizione ad un'altra. Era il doodle di Radio Capital a cura di Maurizio Rossato e Gianni Faluomo.